Buongiorno e benvenuti video tutorial delle farfalline colorate. Questa volta vi farò vedere come realizzare il bracciale. Il bracciale è realizzato con le perline Toho e si presenta così, come vedete. Delle farfalle a più colori. Invece, se volete realizzarle con Miyuki si presenta così, che io vi ho già presentato nel video precedente. Le farfalline sono più piccole e questa è una collana. Poi, se volete realizzarle con perline della Conteria, si presentano così. Belle anche queste. E allora i materiali necessari, intanto vi faccio vedere un filo da 0,20 da fineline oppure anche quello da pesca va benissimo. Poi due colorazioni delle Toho perché ho intenzione di realizzare un modulino che poi viene unito con un altro modulino. E allora, se volete realizzare più colori, bisogna realizzare intanto il colore che avete già da una parte per unirle, poi un altro colore e così via. Poi lo capirete strada facendo. Delle 80, due colorazioni anche questa volta, e poi una perla da 8. E prenderò una a caso. E adesso iniziamo. Allora, si inizia con prendere 2 11 0 2 8 0 2 11 0 2 8 0 2 11 0. Ci colleghiamo con la perla da 8, dopodiché facciamo l'unione dei fili. Rientriamo nella perla. E prendiamo la stessa sequenza di perline, ma dell'altro colore. La stessa sequenza. Giriamo. Ci colleghiamo con questo gruppo ed entriamo e usciamo dalla 80. Tra le 80 dobbiamo inserire un'altra 110. Andiamo avanti finché usciamo dalla prossima 80. E anche qui dobbiamo inserire una 110. Andiamo avanti, passiamo tutte le perline finché usciamo dalla 80. Anche qui una 110. E un'altra volta. Andiamo avanti finché usciamo dalla prima 11 del colore arancio. Prendiamo una 11, una 80, un'altra 11.
Ci colleghiamo con questa 11. Tre undici, un otto zero, tre undici. E ci colleghiamo con la prossima 11.0 che si trova tra le 8.0. Una 11, 8.0, una 11. Ci colleghiamo con la ultima 11.0 arancione. Ed entriamo anche nella prima blu. E qui faremo lo stesso giro di quello precedente. Ci colleghiamo con l'ultima blu. Entriamo in quella arancione e anche in quella che sta accanto alla 80. Adesso prendiamo 5 11 0 del colore che si vede ci colleghiamo con questa 11 un 80 ci colleghiamo con questo gruppo ma usciamo dalla seconda. Altre 5 ci colleghiamo con la seconda e usciamo sempre dalla seconda. Adesso una 8 0. Ci colleghiamo con questa 11 e adesso 5. Ci colleghiamo con la 11 arancione. Adesso tra queste due 11 dobbiamo inserire una 11.0 di un altro colore. E qui faremo il giro di prima e segue con 5 11.0. Ci colleghiamo con la 11, una 8 0, usciamo dalla seconda, altre 5,
la 80. E altre 5. Prendiamo una 11 dell'altro colore. Ci colleghiamo con questa 11. Andiamo avanti e usciamo dalla terza. Prendiamo due 11 colore arancione, una dell'altro colore e due blu. Ci colleghiamo con questo gruppo da 11. Entriamo nella 80. E adesso in queste due 11. E prendiamo questa volta 7 11 0 color blu. Ci colleghiamo con queste 11. Entriamo nella 11 8 0 11. E adesso entriamo in queste due e prendiamo altre 7. Ci colleghiamo con queste due. Entriamo nella 80. E adesso in queste due 11. Prendiamo due 11 blu, una dell'altro colore e due arancione. Ci colleghiamo con queste due. Entriamo nella 80. E adesso nelle 2. Praticamente si utilizzano le prime e le ultime due del gruppo da 5. Adesso prendiamo 7. Ci colleghiamo con queste due e anche qui sempre con le prime e ultime due. Entriamo nella 11 8 0 11 e poi nelle prossime due. Altre 7. E ci colleghiamo con queste due.
entriamo nella 80, nelle 2, girate il lavoro, entriamo nelle prossime 2, saltiamo questa dell'altro colore, entriamo in quelle 2 blu e anche nella prossima. Tra queste qui adesso dobbiamo inserire un bicono da 3. E tra questi due dobbiamo inserire 3 dello stesso colore. Andiamo avanti finché usciamo dal gruppo. Un bicono, entriamo in questa 11 e anche nelle prossime 2. Saltiamo la prossima, entriamo le prossime 2, scusate, anche in quella subito dopo, prendiamo il piccone. Adesso 3. Saltano, si vede che non. Ops. Sono vive. 3, ci colleghiamo. E un altro bicono. Colleghiamo con questo gruppo. Adesso bisogna andare avanti finché usciamo dalla 11.0 che sta nel mezzo ed è quella del gruppo da 3. Così ci colleghiamo con l'altro modulino. Allora, così. Allora, una volta usciti dalla 11 del gruppo da 3, quella che sta nel mezzo, prendiamo un'altra 11 e ci colleghiamo con la 11 dell'altro modulino, sempre con quella che sta nel mezzo. In questo modo, un'altra 11. Rientriamo in quella da cui siamo partiti. Ci rientriamo in tutte quante. Finché usciamo da questa sopra. Tirate bene. E adesso prendiamo 5. Color blu, un bicono e un'altra. Torniamo dal bicono, entriamo in tutte finché usciamo da quella 11 di base e anche quella stessa cosa 5
tutte quante in quella di base. In queste e andiamo finché usciamo dalla quinta. E anche qui ci colleghiamo con la quinta. E tirate bene in questo modo. E come vedete, abbiamo realizzato un'altra farfallina. Adesso io metterò il gancio. Purtroppo qui sarà diversa, non sarà un unico colore. Qui ho inserito un'antenna, dovrò farlo anche qui. E ci vediamo dopo. Allora, eccolo finito, un semplice moschettone. Mi piace come è venuto, veramente bello. Spero tanto che piaccia anche a voi e che lo realizzerete in tantissimi. Questi sono come ciondolo. Questa è la collana. Questo è tutto. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.